giornata di lavoro, di studio, di analisi, è stata promossa da queste tre organizzazioni che da sempre, da quando esistono, appunto si occupano anche del tema della proposta di legalizzazione della prostituzione. Il Comitato per i diritti civili delle prostitute che da anni e anni lavora su questo fronte, è rappresentato qui dalla Presidente Pia Kovre, che inizierà con questa prima sessione mattutina. A seguire ci sarà appunto Gigliola Tognoni della CGL Nuovi Diritti e poi ci saranno altre due o tre sessioni con anche l'Associazione Radicale Certi Diritti, che coordinerà appunto una di queste. I relatori interverranno qui dal podio. Ringrazio la provincia di Roma per averci dato ospitalità in questa sala e per l'eventuale anche aiuto che ci vorrà dare. Anche la vicepresidente Cecilia D'Elia ci aveva assicurato che ci avrebbe mandato un saluto, ma purtroppo per un disguido non ci è pervenuto, e comunque la ringraziamo per la disponibilità e l'aiuto che ci ha dato. Io concludo qui dicendo che ovviamente una giornata come questa, e soprattutto per le iniziative che ci attendono, avremo bisogno del vostro aiuto, quindi se volete anche voi anche dare un contributo, iscrivervi a una delle nostre organizzazioni, così riusciamo anche meglio a lavorare in futuro su questo tema. Do subito la parola a Pia Kovre, che coordinerà questa prima sessione di lavori. Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti qui, per aver accettato di essere tra i relatori di questo convegno. Quindi invito questa mattina, io dovrei coordinare la prima sessione e ci tengo molto a ringraziare in particolare questi ospiti, perché sono persone accademici, studiosi, che sono legati in altre cose della vita, come attivisti come Popolo Marcasciano. Sono persone che hanno sostenuto senza cercare lo scopo o vantaggi dal fatto di impegnarsi, di mettere la faccia su un tema così sensibile come quello della Costituzione. Apprezzo molto quindi le persone che si occupano della professoressa De Gani si occupa dei diritti umani, o come scusate, io ho perso le carte, Matteo Mecacci, che vengano ad aprire i lavori su questo tema, proprio perché noi stiamo vivendo in questo momento una grandissima violazione in Italia dei diritti umani delle persone che fanno il lavoro sessuale. Vorrei raccomandare anche ai giornalisti, che ringrazio se ci sono, verranno magari qualcuno più tardi anche, di utilizzare più spesso la parola lavoro sessuale piuttosto che prostituzione. Comunque quando ci si riferisce alle persone ritengo che sia giusto usare lavoratrice e lavoratore del sesso. Noi dobbiamo toglierci di dosso questo stigma terribile che ci stanno buttando addosso in una società, la nostra, molto repressiva e puritana ancora, nonostante tutto, forse sarà perché di Roma di là dell'acqua c'è un problema, questo problema ci affligge enormemente su molti aspetti delle nostre vite, delle nostre libertà sessuali, delle nostre libertà di relazione. Dicevo che abbiamo una situazione di grande sofferenza, di grande disagio. Stamattina alle 5 ho avuto un messaggio di una ragazza che doveva partire questa mattina alle 5 e mezza per venire qui, ed è stata fermata, come succede almeno 3 o 4 notti per settimana, portata in questura e la rilasciano probabilmente alle 2 del pomeriggio. Questo tanto per dire come lavorare sulla strada senza fare nessun altro danno, senza avere altri problemi, può significare passare ore fermo, abusivo, perché non si può dire che ci sia una ragione a questi trattenimenti in questura tutta la notte, dove ti sottraggono i cellulari, dove non ti danno da bere, non ti danno neanche da sedere qualche volta. Questi problemi come per esempio essere continuamente tartassati dalle ordinanze dei sindaci, quindi da multe e denunce continue, perché semplicemente si viola un'ordinanza che peraltro la consulta ha dichiarato nulla non male. Subiamo un sacco di violenze, non so se volevamo mandare un piccolo quanto preparato
dell'inizio dei lavori, e che era un lungo elenco come dimostra come stiamo aumentando gli omicidi dal 2008 adesso abbiamo avuto un incremento incredibile di assassini e di aggressioni gravissime. E questa è la situazione a cui ci troviamo a lavorare oggi, in cui lavoriamo oggi. Per questo vorrei che si trasformasse, si spostasse l'attenzione dalla prostituzione come un fatto criminale, che non lo è d'altronde, ma siccome è contornata da grosse aree di mercato occulto, nero, criminale, ovviamente, che lo sfrutta, è continuamente messa come rappresentata come un fatto criminale. E se dovesse invece spostare questo dal punto di vista di una scelta di libertà per le persone che scelgono liberamente e metterla dentro a uno dei tanti aspetti della società, del nostro modo di vivere, del mondo del lavoro. Per cui vi ringrazio e poi oggi ci sarà tempo per dire altre cose e inviterei il dottor Matteo Mecacci, quindi presidente della Commissione dei diritti umani dell'OSCE e deputato radicale all'interno del gruppo del PD a parlarci proprio sui diritti umani. Grazie per l'invito a questo convegno che tocca, come diceva la Presidente, un tema molto, molto sensibile, di cui si parla molto poco nella politica italiana e ancor di più all'interno delle istituzioni del nostro Paese. Il punto di vista che toccherò, visto appunto il titolo dell'intervento che mi è stato attribuito e il ruolo che svolgo all'interno di questa assemblea parlamentare, è cercare di contestualizzare anche la situazione italiana rispetto a un quadro più generale, perché il fenomeno della prostituzione è un fenomeno naturalmente globale che tocca tutti i paesi del mondo e rispetto ai quali c'è un lavoro di monitoraggio, di attenzione che è appena iniziato secondo me e che spero possa portare anche a identificare delle soluzioni a quello che secondo me è un vero e proprio dramma sociale, perché se vogliamo parlare dei diritti umani nel mondo della prostituzione, dei lavoratori, delle lavoratrici sessuali, non si può che partire anche da un dato che è quello relativo al traffico degli esseri umani nel mondo. Si parla di alcuni milioni di persone che ogni anno sono oggetto di traffico di esseri umani da parte di organizzazioni clandestine e criminali che lo organizzano, e i dati convergenti che esistono su questo piano ci parlano di almeno l'80% di queste persone che sono oggetto di sfruttamento sessuale, e questo 80% naturalmente è in gran parte costituito da donne e femminili. Quindi questo è un fenomeno globale. Nella sola Unione Europea si parla di almeno 500.000 persone che ogni anno sono oggetto di traffico di esseri umani, che vanno evidentemente a nutrire un mercato nero, un mercato criminale che è oggetto di questo sfruttamento. Nel mondo, per darvi qualche altra cifra, attualmente si parla di circa 1.300.000 persone che sono oggetto di questo sfruttamento sessuale, e di questo 1.300.000 persone, 1 milione sarebbero state oggetto di traffico di esseri umani. Per darvi la misura di cosa significa anche dal punto di vista economico, nel mondo ci sono 3 traffici principali illegali: traffico di droga, traffico di armi e traffico di esseri umani. Traffico di esseri umani, che ha come obiettivo lo sfruttamento sessuale, si stima che abbia un valore di circa di 32 miliardi di dollari all'anno, quindi è un'industria che evidentemente può fare concorrenza ad alcune delle più grandi multinazionali che esistono, che operano nel mondo. C'è una differenza fondamentale, che questa attività criminale non ha ad oggetto appunto droga, non ha ad oggetto armi, ma ha oggetto delle persone, degli esseri umani che evidentemente si trovano a subire
questa condizione di sfruttamento e rispetto alla quale vi è tuttora, in parte sicuramente anche nel nostro paese, però una impostazione, un'ideologia proibizionista che tende a criminalizzare il fenomeno in quanto tale, perché è gestito da organizzazioni criminali e fa diventare le persone che in realtà spesso sono anche vittime di questi abusi, di questi condizionamenti, di queste minacce, di queste situazioni di vulnerabilità, essere oggetto appunto dell'attenzione da parte dell'autorità da un punto di vista dell'ordine pubblico. Per cui vi è una buona parte di paesi dove ancora le prostitute vengono arrestate e incriminate, poi nel nostro paese vengono appunto fermate, abusate spesso, ma diciamo legalmente si è in una sorta di limbo, in qualche modo vi è un chiudere gli occhi, un tollerare una condizione, evitando però di fornire tutte quelle tutele che sarebbero possibili per evitare appunto che questi abusi possano continuare. Ora, il punto su cui occorre interrogarsi e su cui è difficile dare una risposta univoca, anche se io ho la mia opinione, ed è un'opinione che è pienamente a favore di un'ipotesi di piena regolamentazione e legalizzazione di questo fenomeno come unica strada per poter evitare che queste persone siano vittime appunto di crimini e di questa attività illegale, riguarda appunto il legame che esiste tra questo traffico internazionale di persone, che in Europa, come dire, vede movimenti chiaramente che vengono dall'est Europa, in particolare dall'Ucraina, dalla Polonia, dalla Moldavia verso l'Europa occidentale, ma che in tutto il mondo vedono, diciamo, fenomeni di centinaia di migliaia di donne che sotto varie forme, spesso attraverso violenza, spesso attraverso minacce, a volte attraverso l'inganno, vengono, diciamo, inserite in sistemi di sfruttamento che poi non prevedono forme e possibilità di uscita. Ora, come sapete, vi sono alcune situazioni dove ci sono dei tentativi di regolamentazione e di legalizzazione, in particolare in Olanda, in Germania, in altri paesi. Ecco, i dati che riguardano questi paesi sono ancora un po' contraddittori, perché l'aver in alcuni casi, per esempio in Olanda, regolamentato l'attività della prostituzione non necessariamente ha portato a eliminare il fenomeno del traffico di esseri umani, perché laddove questa regolamentazione, questa legalizzazione avvenga, diciamo, a un livello superficiale, in qualche modo tollerando che queste attività ci siano, ma senza un effettivo controllo su quello che poi avviene in realtà all'interno di queste strutture, degli studi hanno rivelato che l'80%, ad esempio, delle persone che si trovavano e si trovano ad operare ad Amsterdam e in altre zone fossero ancora immigrati illegali. Quindi non oggetto necessariamente di traffico di esseri umani, perché magari hanno scelto di andarci, però diciamo l'opera poi di regolamentazione, di acquisizione di diritti e di inserimento sociale non è stata portata avanti. Per altri aspetti la stessa cosa è accaduta in Germania ed anche in Sudafrica. Quindi noi ci troviamo in una situazione che non è molto differente da quella che riguarda altre attività illegali, e cioè il fatto che in un paese si scelga di scegliere una strada che va nella direzione della legalizzazione, della regolamentazione, se questo avviene in un contesto globale dove continua a esistere un fenomeno così enorme di queste dimensioni economiche e di centinaia di migliaia di persone che sono oggetto di traffico di esseri umani e che dipendono da questioni economiche, da questioni sociali di vario genere, questo non necessariamente porta a un miglioramento e a trovare una soluzione politica ed istituzionale a questo fenomeno. Quindi è evidente che la strada
della regolamentazione e della legalizzazione per avere speranza di incidere davvero su questi fenomeni criminali, deve avere una dimensione che può essere, la dimensione minima non può che essere quella europea, o comunque una dimensione transnazionale, perché le scelte nazionali in un senso o nell'altro non sono destinate ad avere successo. Si parla molto anche a livello europeo, ad esempio, della scelta svedese, che è una scelta, come dire, in controtendenza rispetto a quella fatta da paesi come l'Olanda e la Germania, perché è una scelta che ha completamente reso illegale l'attività della prostituzione, e addirittura lo ha fatto andando a penalizzare e a criminalizzare il comportamento del consumatore. E il governo svedese, come ha fatto ad esempio nell'ambito della lotta alla droga, sta diffondendo dati dicendo che questo tipo di approccio proibizionista e ideologico ha ridotto l'attività in quel campo e avrebbe ridotto anche il traffico di esseri umani, di persone che sono sfruttate in questa direzione. Ora, vedete che, voi dite, in un paese questo può avere successo, perché magari ci sono condizioni sociali, istituzionali, culturali, tali che possono portare anche a limitare un certo fenomeno. Ma nel momento in cui esiste, e i dati lo dimostrano, una domanda e un riconoscimento comunque di questa attività che è globale, è evidente che si tratta di successi che sono molto limitati nel tempo e che semplicemente poi possono prevedere che ci si sposti, come accade ad esempio per altre attività che sono ritenute illegali, come quelle del commercio della droga, per cui magari in un anno in un paese si riescono a distruggere tutte le attività criminali, ma semplicemente si spostano altrove e queste continuano. Quindi è un tema che sicuramente non è facile da analizzare, però quello che non è sicuramente più tollerabile è l'atteggiamento di criminalizzazione nei confronti delle persone che sono coinvolte in questa attività. Non è tollerabile che in Italia si sia tuttora in questa sorta di limbo non definito e molto, molto rischioso per le persone, per cui è in qualche modo tollerato e consentito che queste attività vadano avanti, ma al tempo stesso non si interviene né a tutela di chi sceglie liberamente di fare questa attività, né a tutela di chi, magari essendo vittima di traffico di esseri umani e sottoposto a minacce, come sappiamo esserci dei casi di persone provenienti dalla Nigeria o dall'Albania all'interno di network criminali, di poter avere delle tutele per eventualmente uscire da questo ciclo di violenza. Quindi io credo che l'invito che vorrei fare è che, a partire anche dall'analisi delle esperienze italiane e delle raccomandazioni che evidentemente il lavoro anche di queste associazioni che da tanti anni hanno fatto e stanno facendo, e che conoscono molto meglio dei legislatori e di tante altre persone quale sia la realtà, però l'invito è cercare di far diventare questo movimento un movimento che possa prescindere anche dai nostri confini nazionali, perché solo attraverso appunto una soluzione che vada in questa direzione si può cercare di affrontare un fenomeno che, lo ripeto, ha dei numeri e una forza che in alcuni casi è molto, molto superiore a quello di un singolo Stato dell'Unione Europea. Quando si parla di 32 miliardi di dollari di profitti che derivano alle organizzazioni criminali che sfruttano questo fenomeno, è evidente che non è facile riuscire ad affrontare a partire da un singolo paese. L'altra considerazione è cercare di far entrare
appunto anche all'interno delle organizzazioni internazionali, come l'OSCE, che ha un rappresentante speciale, che è una donna, tra l'altro, una donna italiana, siciliana, ex magistrato, che si occupa per questa organizzazione del traffico di esseri umani e che si sta concentrando molto proprio sul fenomeno delle persone che sono oggetto di questo sfruttamento, e quindi cercare, a partire appunto anche da un'analisi, da un rapporto della realtà del nostro paese, di portare all'interno di queste istituzioni un punto di vista che possa superare un'ideologia, come dire, o proibizionista o lassista, che però non ci fanno fare passi avanti in questa direzione. Grazie. Effettivamente sappiamo tutti che i dati sono sempre molto contraddittori, sia i dati delle persone che sono realmente considerabili trafficate, sia i dati delle persone che però, come dire, migrano per lavoro, per mille ragioni, e che trovano, come dire, sfruttamento di ogni genere, abusi nei nostri paesi che li usano. Non parliamo solo, ovviamente, quando parliamo di questi dati di traffico, persone che lavorano nel sesso, che parliamo ovviamente delle tipologie più svariate di lavoro. E fra l'altro voglio anche dire che più tardi, tra gli interventi che non sono registrati qui, ci sarà un intervento in rappresentanza di quella che è la piattaforma italiana, la chiamiamo così, è una piattaforma informale, ma sono le associazioni, un gruppo notevole di associazioni piccole e più grandi anche, che lavorano in Italia nei progetti di integrazione sociale per le vittime di grave sfruttamento e tratta. E faranno, ieri c'è stata una delle nostre riunioni che ogni tanto ci concediamo di fare senza supporto di nessun genere, dato dalle istituzioni, perché da un paio d'anni questo osservatorio, che in origine era stato anche molto, come dire, sostenuto, perché venivamo convocati, ascoltati da quello che era il governo di allora, prima del governo Berlusconi, parlo quando c'era Amato a fare il ministro della... che nonostante l'onorevole Amato avesse sempre delle affermazioni quantomeno subdole riguardo al lavoro sessuale e alla prostituzione, però aveva anche fatto e avviato una sorta di osservatorio, e si è pubblicato poi un libro che relazionava sull'entità della condizione della situazione della prostituzione in Italia, quindi anche del traffico di esseri umani. È stato un lavoro di grandi mesi fatto da un'onorevole che allora era sottosegretario Lucidi, e da quello era nata anche una proposta di legge, tutto sommato, sulla prostituzione, che secondo me nelle ultime cose che erano state fatte era un compromesso abbastanza accettabile, e fu respinto il Consiglio dei Ministri, dove Amato lo portò, i ministri non lo firmarono, non lo presentarono, fu respinto perché l'onorevole Margherita, come si chiama? L'onorevole Rutelli si oppose a questa cosa, e diciamo bene, se non ricordo. Appunto non passò questa cosa, poi cade il governo e questa cosa non fu presa. Allora, questa piattaforma però, con grande buona volontà di tante persone del volontariato e delle associazioni, delle ONU che lavorano, insomma, nel non profit, che esistono e che partecipano a quello che sono i programmi di integrazione, quindi con i finanziamenti del Dipartimento delle Pari Opportunità, finanziamenti che sono sempre più modesti, se pensate che in 10 anni non hanno aumentato in una bilancia dei deportati. Si sono riunite più volte cercando di continuare a portare avanti un lavoro comune, e soprattutto abbiamo fatto tutti insieme questo grosso documento che è da vittime a cittadine, che si chiamasse, abbiamo presentato nel 2008 ai ministri, naturalmente ministri quando poi c'era Moroni, c'era la ballerina e altre cose. E in questa circostanza si chiedeva appunto di non fare quelle norme repressive che nel decreto sicurezza, nel partito sicurezza, si incrociano, diventando veramente una tagliola quotidiana per le persone, sia quelle libere sia quelle che sono sfruttate o trafficate.
Quindi oggi ci sarà anche un intervento in rappresentanza di quel tavolo, non ci sono dati da dare, tra l'altro devo dire che noi nonostante ci sia, magari Claudio Donadetti potrebbe dirci qualcosa perché ha collaborato molto alla creazione di quello che era un referendum nazionale che doveva esserci su questo tema, e la raccolta di dati che si fa sulla questione della tratta però rimane sempre una cosa misteriosa, perché di fatto dal 2007 in avanti noi non abbiamo la risposta ai dati che noi mandiamo, il Ministero non è in grado di darci indietro un risultato. Quindi lo stesso credo che avvenga anche in Svezia, perché in Svezia hanno presentato un rapporto dell'applicazione della legge che è stato puramente contestato, carte alla mano, perché non è vero che dà i risultati che i politici affermano. Cioè ci sono delle grandi speculazioni politiche su questa cosa, quindi è giusto dire che sì, i dati sono contraddittori, concordo con lei su tutto. Però non voglio dilungarmi oltre e darei la parola ora a Popola Macasciano del Movimento Identità Transessuale, tutti la conosciamo, è stata con noi una grande combattente. Voglio ricordare che il Movimento Identità Transessuale, tra l'altro l'altro giorno hanno festeggiato i 30 anni dell'affermazione della prima legge che per il cambio di sesso, che è stato guidato per anni da alcune persone eccezionali, perché voglio ricordare Marcella Di Corvo, che è mancata anni che non sono e che è stata per noi un simbolo e veramente una guida come attivista, persona e anche donna politica, tra l'altro, e anche come artista, visto che è una storia personale, insomma una storia incredibile di vita e un esempio per noi di lavoro. Quindi do la parola adesso a Porpora, che in questo momento è lei la presidente dell'associazione e che tutti voi conoscete, sono delle cose estremamente. Grazie Pia e grazie agli organizzatori di questo convegno. E un po' Pia riassunto la storia del MIT, della nostra associazione, e quindi mi ha anticipato. Un'associazione che è nata ben 30 anni fa e che da sempre si è occupata di prostituzione. Con Pia, con Carla e con il Comitato per i diritti civili delle prostitute, vuol dire, abbiamo un percorso antico è importante. Voglio citare, perché per me è molto importante, un documento firmato e preparato da entrambe le nostre associazioni, che presentammo nel 1994 a Bologna in una conferenza stampa abbastanza movimentata, in cui si descriveva il fenomeno, lo si analizzava e vista la sua complessità, che in quel momento cominciava a presentarsi, quindi gli inizi degli anni 90, proponevamo delle soluzioni, degli interventi, degli approcci diversi che andassero nella direzione verso una soluzione molto tranquilla nell'approcciare la questione. Certo, ci siamo resi conto e ce ne rendiamo conto che la questione, Pia all'inizio proponeva di spostare il significato e significante, il campo semantico, no, da prostituzione a lavoro sessuale. Condivido, io però nel mio intervento farò spesso riferimento alla prostituzione, perché ho bisogno di agganci con un prima, quindi per chiarire meglio le questioni e i passaggi. Dicevo che la prostituzione o il lavoro sessuale è la solita tovaglia che, tirandola da una parte, ti scappa dall'altro. In questi anni ci siamo impegnati, ci abbiamo passato tempo, notti, la vita a cercare e proporre soluzioni che non ci sono, perché una ricetta unica
come dire, è buona per sempre e per ogni luogo non esiste. Di sicuro posso dire che diciamo una regolamentazione, un intervento, come dire, che va in questa direzione non può, e qui, come dire, mi dissocio da quanto detto da Mecacci prima di me, non può partire assolutamente da lo sfruttamento e tutto quello che ci ruota intorno, perché è come partire col piede sbagliato. Noi come MIT e come Comitato per i diritti civili siamo sempre partiti da un presupposto, che è la prostituzione o il lavoro sessuale è una vendita di prestazioni sessuali, appunto, di sesso. Lo sfruttamento, la tratta, tutto quello, come dire, che viene implicato in questo non c'entra niente, altrimenti si fa confusione nel trattare, nell'approcciare, nel vedere la questione, che, ripeto, è una questione come dire, molto più semplice, se vogliamo, di quella che ci fanno apparire, perché molto spesso viene riportata intrecciata con questioni molto più grosse e complesse, quali sono quelle dell'immigrazione, della criminalità, di tutta una serie di questioni che c'entrano poco o per nulla con la prostituzione. Da qualche tempo con Pia ci siamo chieste cosa fare, come muoverci rispetto a una realtà che è diventata, si è fatta difficile, si è fatta dura nei confronti dei sex worker, in Italia particolarmente, un po' diciamo in tutta Europa, ma l'Italia particolarmente. I segnali, come dire, citati prima, quelli riferiti alla violenza, no? Sono segnali molto forti che come dire, vengono spostati di piano, quindi come dire, il piano a cui si fa sempre riferimento è la violenza alle donne. Aggiungo io come associazione è la violenza alle persone transessuali, che in Italia ha raggiunto dei livelli altissimi al punto di essere richiamata dall'Europa ed essere richiamata anche dall'ONU, dalle Nazioni Unite, perché come dire, la violenza, gli omicidi nei confronti delle persone transessuali è diventata intollerabile, e questa violenza diventa, come dire, ha degli apici molto più alti nel mondo della prostituzione. Quindi con Pia, col Comitato, con Gigliola, con l'Associazione Certi Diritti, ci si chiedeva cosa fare, come muoversi in una situazione che sembra sia diventata stagnante. Abbiamo bisogno di lanciare una pietra nello stagno, perché come dire, quando la situazione si fa stagnante, si ferma, si blocca, chi annega, chi affonda sono le persone, persone deboli, e insieme a loro le vite, i percorsi, corsi importanti a mio avviso. Io mi ero preparata una scaletta, perché negli interventi, specialmente dai podi, dai palchi, come dire, sfuggono sempre dei particolari a mio avviso importanti, e oggi non vorrei che tutto quello che ho da dire, come dire, venisse meno. Quindi ci tengo che i particolari importanti siano ve li riporti. Ecco, quindi permettetemi di leggere un po' di appunti che mi ero preparato. Intanto, come dire, rispondendo a Pia, io userò nel mio intervento il termine prostituzione per gli agganci a cui facevo riferimento prima. Allora, parlare di prostituzione non è facile, forse non lo è mai stato. Approcciarsi a essa, e non solo e non tanto in maniera corretta, ma quantomeno in una più equilibrata, che non è e non può essere quella dettata dai mille punti di vista, frutto spesso di pregiudizi o giudizi distorti, deformati, giudizi che deformano il suo senso e il suo significato.
Perché ci piaccia o no, anche la prostituzione, come tanti altri fenomeni o esperienze, ha il suo senso e il suo significato. Cosa è, come si esercita, la rappresentazione del suo svariato e poliedrico utilizzo? Diciamo che spesso sono stati proprio i significanti che le hanno dato forma e, volendo, anche sostanza. I significanti sono sicuramente tutte le figure, le rappresentazioni, i luoghi comuni che nel tempo sono stati creati, posti e imposti da etiche o morali vigenti o vincenti. Ultimamente a prevalere è sicuramente quella imperante del mercato. Si potrebbe essere tutti d'accordo nel riconoscere che la prostituzione sia un tema eticamente sensibile, come tanti altri, definizione e qualificazione che in Italia hanno definito o ridefinito e soprattutto ridotto la sfera dell'autodeterminazione insieme a quella dei diritti. La prostituzione è associata e strettamente legata al sesso e alla sessualità, categorie sulle quali sono stati costruiti pensiero, culture, politiche e viceversa. Questi hanno definito quale dovesse essere sesso e sessualità giuste e normali. Materia sulla quale sono stati posti veti, regole, anatemi che hanno avuto come risultato che su essa ci si dividesse piuttosto che ci si confrontasse. Diciamo anche per pudore. Sarebbe interessante e soprattutto utile partire proprio da lì, da quel pudore, spesso pruderie, che a destra come a sinistra pervade ogni discorso, influenzandone forma e contenuti. Eppure, forse trattasi proprio di quello. Al di là di ogni facile retorica che nell'attacco, come pure nella difesa, tutti indistintamente concordano nel definirla la prostituzione, il mestiere più antico del mondo, viene naturale a questo punto chiedersi come mai proprio sulla questione più incarnata, e non ci poteva essere termine più azzeccato, nella storia della cultura e della civiltà il confronto viene meno e prevale l'ipocrisia. Assenza di laicità, saturazione di moralismo, interessi particolari. Non credo la risposta sia rintracciabile in qualcuno o in uno solo di questi piani, ma vada piuttosto ricercata nella complessità del fenomeno stesso, che per sua natura è multiforme, mutevole, intrigato e intrigante, perché riguarda tutte e tutti, proprio così, tutte e tutti, non solo rispetto agli avventori. I famosi clienti di cui si è detto di tutto e di più, intorno ai quali si sono fatte congetture, analisi, ricerche, al punto che, come tanti altri fenomeni italiani, si è finiti per mitizzarli, circondandoli di un'aura di mistero e fascino, ma sono solo uomini, questo è certo. Tanti, forse tutti, gli stessi che consumano e gli stessi che vorrebbero regolamentare, secondo criteri e ottiche del tutto personali, il famoso piatto in cui mangiano, senza mai, e dicasi mai, confrontarsi in questo con i e le dirette interessate che forse qualcosa in più avrebbero da dire. La questione riguarda soprattutto loro, i le esercenti, i le sex workers, coloro che risentono degli umori, delle politiche, delle pruderie, pagando conti sempre più salati nel regime dell'eticamente sensibile. I le sex workers, come i clienti, sono distribuite e distribuiti in parti uguali in tutti i paesi, in tutte le fasce di età, in tutte le categorie, in tutte le classi sociali, in tutti i generi, femminile, maschile, trans, homo. Con la differenza che a volte si chiamano prostitute, a volte si chiamano donnine, meretrici, viados, marchette, accompagnatrici o escort. Questo va ribadito specialmente per rispondere a tutti coloro, specie in alcuni ambiti femministi, e come dire, mi permetto questa sottolineatura, che insistono esasperatamente nel ricondurre tutta la questione solo ed esclusivamente alla difesa della dignità delle donne, e solo su quello.
circoscrivendo, delimitando una questione al problema di schiavitù o sfruttamento e, come è successo in Svezia, si limita alla complessità buttando via il secchio con tutto il bambino, facendo sparire così persone con le loro vite. Bisogna chiarire cosa si intende per prostituzione, esperienza che all'occorrenza è stata strumentalizzata e usata non solo e non tanto per puro piacere, come dire, potrebbe essere, ma anche come strumento di controllo, corruzione, spionaggio. Per quanto mi riguarda, per quanto riguarda tutte e tutti coloro che come me l'hanno esercitata, la potremmo definire prestazione sessuale e quindi, come tante altre forme di lavoro, prestazione d'opera, prestazione a progetto, prestazione continuata, coordinata, eccetera, eccetera, e a differenza dei quali però ha una spada di Damocle puntata addosso, la variante dell'eticamente sensibile, del sessuale che inficia o inficia la ricerca di probabili letture e soprattutto possibili soluzioni auspicabili in un periodo come questo, per rendere la vita, quindi i diritti e il benessere di molte persone che l'hanno scelta soprattutto come mezzo e non certo come fine, renderla un po' più tranquilla, perché Pia lo ha detto, io lo ribadisco, la situazione, escludendo quella delle escort, quando non sono poi inquisite, è diventata veramente difficile e, ripeto, se ne stanno occupando l'Europa, l'ONU, quindi bisogna prendere atto di questa... di questo problema, perché è diventato insostenibile. La cosa più odiosa, permettetemi di dirlo, è che in questo paese le questioni eticamente sensibili vengono usate in maniera bieca a fini puramente propagandistici ed elettorali, a scapito della vita delle persone, a scapito anche di sicurezza e decoro, quelle categorie sovente tirate in ballo. Da quanto risulta, però, e Pia ha citato l'incontro di ieri, che a mio avviso è importantissimo, l'incontro di tutte quelle persone che si sono rimboccate le mani, che se le sporcano le mani, lavorando sulla prostituzione, di dati e di questioni ne vengono fuori, e sarebbe molto molto interessante da parte di poi chi legifera o regolamenta attingere a quel bagaglio di esperienza. Dicevo, da quanto risulta, dignità, sicurezza e decoro diventano precari o assenti esclusivamente in quei luoghi e in quei tempi in cui si vuole e si pone la prostituzione come problema ed emergenza, dove non si affronta o non si vuole affrontare la questione, dove essa è sbandierata solo ed esclusivamente come moralismo o campagna di pulizia e sicurezza. Le campagne moralizzatrici, ripulitrici, rassicuranti servono a poco, lo si è visto e constatato in tutti quei luoghi in cui sindaci e amministratori locali, pur di inseguire le infinite fobie dettate dalle tante destre e dalle tante leghe, hanno spesso soldi, energie, risorse, non risolvendo ma spesso peggiorando la situazione. Allora, io ho qui i minuti, tre che forse sono diventati due, e mi sarebbe piaciuto fare un riferimento, perché è importante, molto breve, veloce e sintetico, alla prostituzione transessuale. Come esempio di quella complessità di cui parlavo prima. In una prospettiva di regolamentazione, in una prospettiva di prendere, delle soluzioni, cercare delle soluzioni, le persone transessuali che si prostituiscono, una domanda molto semplice e diretta: dove le inseriamo? Perché le persone transessuali hanno un problema a monte, che è quello dell'inserimento lavorativo, cioè è una persona transessuale, è visibile,
come dire, è prorompente, concedetemi questi termini, è dirompente, è una persona che non può trovare o seguire i circuiti normali di inserimento lavorativo. Ecco, allora, quando, ed è successo in precedenza, i politici si adoperano per trovare delle soluzioni, rispetto alla prostituzione transessuale bisognerebbe fare un discorso a monte, perché, come dire, regolamentare la prostituzione e non trovare una soluzione alla questione lavorativa, all'inserimento lavorativo delle persone transessuali, sarebbe far schizzare in alto i numeri della disoccupazione che già ci sono, ma quelli proprio dell'emarginazione e di problemi sociali molto molto grossi. Ecco, su questo, come dire, noi ci stiamo lavorando ed è una questione per noi importante e fondamentale. L'avevamo cominciato a fare con l'allora sottosegretario Marcella Lucidi, dove, come dire, da quel tavolo in cui, intorno al quale ci si riuniva, è stato prodotto qualcosa. Poi il tutto si è interrotto e, come succede spesso in Italia, come dire, con un grande spreco di energie, di risorse e anche di motivazioni, come dire, quando si sembra profilarsi, avvicinarsi, diciamo, una meta, un obiettivo, viene meno, cioè, si sente un po' Ulisse con Itaca, che ogni volta che ti avvicini c'è l'onda e il vento che ti spinge indietro. Io come associazione, per le persone transessuali che si prostituiscono, in questo caso, perché non tutte si prostituiscono, in rappresentanza di loro, ecco, mi auspico che oggi, oltre alla riflessione, al dibattito, ci siano spunti importanti per andare verso un miglioramento della qualità della vita di tutte e di tutti i sex worker. In primis, e qui come dire, raccolgo e ripeto quello che ha detto Pia, spostando il campo semantico, spostando o trasformando i significanti che hanno caratterizzato fino ad oggi il lavoro sessuale. Grazie. Voglio ricordare chi farà l'intervento, perché i tempi che ci eravamo dati erano abbastanza larghi, no? Abbiamo cominciato con un'ora, quasi mezz'ora di ritardo, e per consentire che tutti possano parlare, che ci resti anche un piccolo spazio da fare qualche intervento di dibattito, di tenersi per favore nei 15 minuti, mi sembra un po' ridicolo qua, e continuiamo a messaggiarvi, quando mancano 3 minuti vi avvisiamo. Grazie. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, io mi chiamo Paola De Gari, lavoro all'Università di Padova, insegno diritti umani e condizione femminile, politiche pubbliche e diritti umani. Tantissime le considerazioni e le riflessioni possibili, probabilmente mi riuscirà ancor meno del solito di costruire un discorso che abbia una sequenza logico-argomentativa che in qualche modo sia in grado di tenere. Comunque parto dal titolo, legalizziamo la prostituzione. Ora, io intanto vorrei dire che al di là della questione semantica, se parliamo di prostituzione o di lavoro sessuale, per cui lo traduciamo nella formulazione originaria inglese del sex worker, io vorrei porre l'accento del gravissimo sfruttamento che oggi sono contemplate in una serie di reati rispetto ai quali il legislatore nazionale ha già posto l'accento con la norma del 2003, la 228, che appunto concerne tutte quelle situazioni di tratta, riduzione di schiavitù, che in qualche modo appartengono ad uno scenario quantitativamente che appare essere ancora dirompenti, situazioni in cui il margine dell'autodeterminazione fino a configurare la grave forma di sfruttamento rimane comunque ancora un dato fortemente imprescindibile, fortemente presente ogni qualvolta si ragiona su questo fenomeno.
Che cos'è la prostituzione nella giurisprudenza consolidata che il nostro Paese ha prodotto in linea di massima quando è intervenuto su questa specifica questione? La prostituzione è la dazione indiscriminata e professionale del proprio corpo per fini di lucro. Questo è l'esito che deriva dalla vicenda interpretativa giurisprudenziale che le nostre corti hanno dato a seguito dell'applicazione della legge Merlin. Che cos'è la prestazione sessuale nel contesto di questa interpretazione che è ancorata alla legge Merlin? È, diciamo, un'attività sessuale che avviene tendenzialmente senza scelta del partner e che tendenzialmente si muove su una linea di disponibilità che è quella condizione alla base che fa venir meno la possibilità di discernimento rispetto alla scelta del partner nei termini in cui avviene al di fuori del rapporto di vendita del proprio corpo. Che cos'è il concetto di professionalità? Il concetto di professionalità dentro questa interpretazione è quel concetto che è inteso esprimere in qualche modo un comportamento che ha la caratteristica di essere un comportamento abituale. Che cos'è la finalità lavorativa dentro questa interpretazione? È il trarre in tutto o in parte la propria fonte di reddito. Ora bisogna fare alcune considerazioni. Io, scusate, probabilmente sono abituata a ragionare su un profilo un pochino più tecnico, però devo dire che in realtà la legge Merlin è una legge che in Italia introduce una forma di politiche nella gestione del fenomeno o dei fenomeni collegati alla prostituzione, dove l'idea della tolleranza non è un'idea di non politica. Io insegno politiche pubbliche e diritti umani, ebbene, anche una non politica è una politica pubblica, anche una politica simbolica è una politica pubblica. Per cui bisogna partire dal presupposto che il fondamento giuridico dell'idea di tolleranza è comunque un fondamento giuridico che si costruisce nella legge 75 del 58 sulla base di un presupposto fondamentale che si delinea all'interno di un trattato internazionale che è stato adottato dalle Nazioni Unite nel 49 e che muoveva da un'esigenza ben precisa, che era quella di disancorare la presenza, il controllo, la gestione dello Stato dalle attività prostituzionali. Questo tipo di bisogno e la sua traduzione giuridica derivavano da un contesto di impegno giuridico internazionale nei confronti della rimozione sostanziale e giuridica di tutte le forme di controllo che lo Stato poteva avere su quelle situazioni di sfruttamento ascrivibili in linea generale al fenomeno della schiavitù e della tratta, per cui va inquadrato in un movimento culturale e nella sua trasposizione giuridica che in quel momento storico aveva un senso ben preciso. Ora, se noi andiamo a guardare lo scenario dei paesi europei e andiamo a coniugare i paesi che hanno combinato un sistema abolizionista con un sistema semi abolizionista, quale in qualche modo è il nostro, assumendo che il semi abolizionismo è, come dire, un'evoluzione in termini di politiche pubbliche dell'idea originaria dell'abolizionismo. Vediamo che la prevalenza percentuale dell'orientamento dei paesi in questo senso è assolutamente inequivocabile. I paesi neoabolizionisti sono il 32%, i paesi abolizionisti sono il 24%, per cui 32 e 24 non so quanto faccia, fatelo voi. I paesi proibizionisti sono il 16%, i regolamentaristi in qualche modo sono una cifra che si aggira tra il 28 e il 30 oggi. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in qualche maniera l'approccio abolizionista o comunque normative che si ponevano su un'ottica di orientamento giuridico vicino a quella che è stata la legge Merlin in quel momento storico e nei decenni immediatamente successivi erano prevalenti. Qual è la questione oggi, secondo me, sulla quale si impone una riflessione? La questione che oggi ha fatto imporre una riflessione sulle prostituzioni, sottolineo 20 volte,
è il fatto che in questo mondo, in questi mondi, è stata assolutamente dirompente e, se volete, stravolgente rispetto anche ad un ipotetico ragionamento che oggi sarebbe ancora possibile fare, probabilmente, ma che non si può fare, la presenza della prostituzione straniera. Perché dico la presenza della prostituzione straniera? Non solo e perché come chi mi ha preceduto correttamente ha messo in luce, la prostituzione straniera in linea di massima si sviluppa all'interno di scenari dove il margine, l'ambito dell'autodeterminazione è in qualche modo più o meno limitato a seconda delle modalità in cui comunque una forma di controllo viene esercitata. Sottolineo che non mi è mai capitato di conoscere, incontrare, sentire, leggere, studiare di persone di nazionalità nigeriana o di nazionalità cinese che esercitino questo tipo di attività al di fuori di situazioni di stretto bisogno, stretto vincolo, stretto controllo, stretta violenza in talune circostanze. Non evoco nazionalità e gruppi che oggi sono quasi del tutto spariti nello scenario delle nazionalità che sono presenti nei territori e che sono in qualche modo come dire, coinvolte in questo tipo di attività lavorativa. Non sono assolutamente contraria a chiamare la prostituzione in questo senso, ovviamente. Però il problema rimane comunque che la questione delle prostituzioni oggi si misura con la presenza prevalente di soggettività che non sono di cittadinanza italiana, sono soggettività di cittadinanza comunitaria e di cittadinanza extracomunitaria, e che rispetto a questo tipo di dato oggettivo di appartenenza pongono dal punto di vista giuridico una serie di problematiche giuridiche e fattuali. Questo soprattutto nella prospettiva in cui si pensi a una rivisitazione, qualsiasi essa sia, della legge Merlini. Ora, che sia necessario, a mio avviso, dal punto di vista dei diritti umani, con tutto quello che per me l'utilizzo di questo termine può voler dire in senso giuridico, in senso, tra virgolette, umanitario, pensare ad una riflessione di tipo politico che abbia una traduzione in una norma giuridica che vada a rivedere la legge Merlin a riguardo del trattamento e della considerazione di questo tipo di situazioni significa fare il conto, i conti con le difficoltà che riguardano, come dire, l'incardinamento delle soggettività straniere all'interno di un'eventuale norma, e per cui la conciliazione tra la normativa che riguarda il trattamento dello straniero e l'eventuale normativa sulla quale si andrebbe a innestare una nuova politica che riguarda la governance, per usare un termine strainflazionato al 99% dei casi usato in maniera scorretta, di questo fenomeno. Allora, è assolutamente opportuno considerare l'ipotesi, a mio avviso, di un allargamento della sfera dell'esercizio legale delle attività di prostituzione. Questo soprattutto con riferimento alle attività che si sviluppano indoor, soprattutto in relazione alla vicenda giuridica che ha avuto la considerazione del reato di favoreggiamento, di favoreggiamento della prostituzione in Italia. In questo senso sarebbe ampia la riflessione possibile, e in questo senso ritengo che in qualche maniera, davvero le tutele debbano essere allargate, però il mio punto di vista su questo è assolutamente un punto di vista rigido. Ogni tentativo di andare in qualche modo a oltrepassare i problemi enormi che la legge Merlin in qualche modo sta ponendo deve partire dal presupposto che in qualche modo una esigenza di tutela specifica deve essere riconosciuta a tutte quelle persone che non sono cittadine italiane, che si trovano in una situazione di più o meno a margine limitato dell'autodeterminazione. Ci sono tante altre questioni che dovrebbero rientrare nella considerazione di una rivisitazione della legge Merlin, che riguarda l'eventuale questione, che secondo me è anche altrettanto imprescindibile, della zonizzazione,
dei sistemi, degli interventi che dovrebbero essere di accompagnamento a una reale effettività di una norma che in qualche modo si metta nell'ottica di oltrepassare i limiti che la legge Merlin sta in qualche maniera evidenziando, e che in qualche modo risolva il problema del trattamento, tra virgolette, professionale e di tutto quello che deriva dal riconoscimento eventuale dell'attività prostituzionale come di un'attività lavorativa, a fronte anche che in questo momento in Italia, secondo me è fumo negli occhi, io ci credo pochissimo, comunque questa ventata di attenzione alla dimensione dei proventi che orbitano obiettivamente attorno a questo ambiente, ecco, dicevo, questa ventata, questi argomenti, queste questioni abbiano una dirompenza tale per cui siano in grado di oltrepassare tutte quelle resistenze di carattere ideologico, ma direi non solo, ci sono anche delle problematiche concrete, insomma io mi occupo di politiche pubbliche per cui riesco in qualche modo a rappresentarmele, che obiettivamente fino ad oggi probabilmente hanno reso impossibile qualsiasi intervento di rivisitazione di una norma che peraltro, sottolineo ancora, si inserisce comunque all'interno di un contesto per quanto riguarda l'Unione Europea in cui la prevalenza dell'indirizzo di questo modello è ancora nettamente fuori contestazione. Dal punto di vista dei diritti umani credo che ci siano parecchie questioni che ovviamente entrano nell'agenda che in qualche modo si collega alla prostituzione, alle prostituzioni, al lavoro sessuale, insomma, da un lato vi è questa grossa esigenza di far emergere, che è l'emersione di tutte quelle situazioni che si ancorano a un margine più o meno compresso dell'autodeterminazione e che si configurano a pieno titolo come situazioni di più o meno grave sfruttamento, ok? Ma che comunque stanno dentro i reati contemplati dalla legge del 58, questo è il dato di diritto, insomma, e che sono la stragrande maggioranza delle persone che purtroppo in qualche modo si dispiegano ancora all'interno di questa, di questo, queste attività, insomma, questo è un dato secondo me inconfutabile in qualche modo, per cui empowerizzare tra virgolette queste persone ridimensionandone, come dire, le proporzioni, la portata di queste situazioni di controllo, insomma, e come dire, trovare dei meccanismi che permettano in un'ottica di rispetto di tutti i soggetti che non solo sono inseriti all'interno di questo contesto, ma che anche con questo mondo ci debbono condividere, no? Penso alle problematiche che si registrano nelle zone dove la prostituzione materialmente si esercita, nei contesti urbani, per cui un'ottica di riduzione del danno, insomma, sono tanti gli interventi che in qualche modo potrebbero essere pensati. Certamente oggi in qualche modo l'allargamento dello spazio della legalità di esercizio di questa attività dovrebbe essere tenuto in seria considerazione con tutta una serie di attenzioni che secondo me non possono prescindere da una rivisitazione della legge Merlin. Grazie. Ringrazio molto la professoressa che ci ha dato veramente un quadro di quello che è lo scenario, diciamo, facilitato di lucidarci le nostre idee, e concordo naturalmente con il fatto che dentro a queste considerazioni su eventuale rivisitazione della legge le straniere debbano essere incluse ovviamente nell'aspetto che riguarda la loro presenza, i diritti eccetera, e questo del problema ovviamente della tante stranieri che arrivano in Italia è una cosa che in Italia non c'è, in Europa è un problema ovviamente europeo che riguarda, appunto, come si parlava all'inizio, una massa di persone che in realtà diventa tale, diventa un problema e diventa un'area priva di diritti per il fatto che si scontrano contro
quello che sono le norme in Europa per la migrazione e l'immigrazione delle persone. In realtà abbiamo dei muri enormi ed è evidente che di fronte a, questa, a questo tipo di chiusura verso i migranti, spesso non facciamo altro che trasformare dall'altra parte del muro la parete della, del non diritto e dello sfruttamento. Quindi totalmente d'accordo che se noi faremo male, se riusciamo mai ad avere una legge, non può prescindere dal fatto che le straniere siano incluse. E questa cosa è talmente delicata, pensate che nel mondo si pensa di sex worker, che esistono associazioni in tutto il mondo, ovviamente esiste una dimensione di lotta abbastanza internazionale dei movimenti delle lavoratrici del sesso, dei lavoratori anche transessuali, uomini e donne, in alcuni paesi anche di uomini sono presenti, non è una questione solo femminile. Fra tutti noi si pensa che la legge della Nuova Zelanda sia quella che garantisce di più i diritti, è stata fatta con la collaborazione e la partecipazione attiva ai tavoli di lavoro delle associazioni di sex worker. E tuttavia non sono riusciti, all'ultimo c'è stato un parlamentare che è riuscito a presentare un emendamento per cui hanno escluso la possibilità per le persone straniere di lavorare. Quindi anche la più bella legge in qualche maniera che abbiamo al mondo non siamo riusciti a far passare questa cosa, abbiamo questo brutto neo dell'esclusione degli stranieri. Do ora la parola a Lester Brown, se vuole prendere il posto, forse preferisce una posizione da sedere. È uno scrittore, un regista, è stato una delle prime persone che si è occupato, che ha portato questa fotografia per lo spettacolo in Italia, e quindi credo che ci sarà molto, molto interessante. Grazie. Scusa, Lasse, posso solo dire che ha anche scritto un libro che si chiama Lo scialle giallo, che io su suggerimento di Maya Checchi ho comprato, e devo dire che mi ha illuminato non poco sul tema della prostituzione. Ma bisogna vedere l'approccio che si dà a questa questione. Ovviamente, come ho scritto nel mio testo, è una questione, una storia infinita, cioè che comincia, come abbiamo anche sentito, agli albori. Quindi andiamo a vedere che cosa succede agli albori. Io mi occupo di storia in questo caso, e quindi è di questo che vi parlerò: la storia della prostituzione. Naturalmente, siccome la storia è finita, prenderò tre o quattro argomenti e basta. Se volete, comprate il mio libro e vi divertite. L'importante è il divertimento, il piacere, cioè io quando sento parlare. Ah, ecco. Ok. Allora, quando sento parlare di prestazioni, lavoro, tutte queste cose, io rimango personalmente un po' scettico su questo. Direi che si parla di piacere, cioè c'è un piacere nell'unione di due corpi che si prendono e sentono tutta una serie di sensazioni, per cui a un certo punto raggiungono un culmine del piacere che si chiama anche orgasmo, ma potrebbe anche non esserlo. In ogni modo, andando a vedere che cosa succedeva agli albori, e se non lo sapete, gli albori sono un popolo che viveva nella Mesopotamia, cioè dove c'è adesso l'Iraq e il Kuwait, e si chiamavano Sumeri, non Sumaria. Dunque, che cosa succedeva? Le professioni femminili, perché ho sentito dire giustamente che si tratta della professione più antica del mondo, e allora evidentemente la troveremo. E quindi sento queste donne scrivane, stenografi, divinatrici, negromanti, camerieri ad ore, questo tra i Sumeri, dove, perché vedete, i Sumeri avevano scritto tutte queste cose, mentre prima non si scriveva, prima dei Sumeri non c'era la scrittura. Questi Sumeri hanno inventato delle tavolette con un alfabeto cuneiforme, e ne sono state trovate a milioni, cioè non è che hanno trovato tre tavolette, ne hanno trovate tante, e tra tutte queste
nel 1860 circa, hanno cominciato a tradurle e questo è il risultato, cioè è il risultato che le professioni delle donne, delle ragazze, erano appunto queste che vi sto elencando: pettinatrici, impiegante di negozi, edenti vari, cantanti, cuoche, panificatrici, birraie, baglie, guaritrici, portatrici d'acqua, filatrici, tessitrici, lampadiere, lavandaie, massaggiatrici, attrici, cantastorie, eccetera. Sono tutte professioni che appunto sono elencate in queste tavolette, cioè non è che se le sono inventate. Tra queste, stranamente, io non vedo la professione più antica del mondo, cioè questa storia che la prostituzione sarebbe la professione più antica del mondo è una balla. Di balla, come? È molto importante che sia la più antica, o che non lo sia. Esatto, certo, potete andare alle biblioteche parigine dove ci sono tutte queste traduzioni e dove risultano tutte queste professioni, tra le quali stranamente la prostituzione non c'è. Allora, sicuramente non è la più antica professione del mondo, quindi togliamoci dalla testa questa palla e cominciamo a pensare perché non c'è, cioè come mai, cioè il sesso è una cosa che effettivamente serve a tutti. E quindi sarebbe anche normale che ci fosse, e invece non c'è. Beh, non c'è perché? Perché il sesso era libero. Non è che occorrevano così delle persone che dessero sesso in cambio di denaro, poi tutta una cosa che non ha senso. Ma comunque il punto fondamentale è che il sesso era visto come un qualcosa di divino. Quindi a un certo punto ci sono delle donne, eventualmente anche degli uomini, ma questo non lo so, che si occupano di istruire gli esseri umani, che erano ancora piuttosto primitivi, e quindi avevano bisogno di un'istruzione, e come sappiamo queste cosiddette prostitute, che erano delle maestre in realtà, erano maestre di sesso, che andavano nelle case, eccetera, avevano anche dei vari nomi, c'erano quelle che facevano un certo servizio giovanile, e quindi questo aveva un significato, diciamo, divino. Il sesso era visto come un qualcosa di divino, e quindi ecco che ci sono le varie categorie. Che poi si va, facciamo un salto, andiamo a Babilonia. A Babilonia ci sono tre categorie di cosiddette prostitute, che però sono le fanciulle del piacere, queste erano così, erano chiamate, e ci sono quelle che andavano per le case a insegnare a marito e moglie come si faceva, come si introduceva, come ci si eccitava, eccetera, eccetera. E poi ci sono quelle invece che sono più disponibili, e a Babilonia Erodoto ci dice che tutte le ragazze, qui siamo nel 500 a.C., che tutte le ragazze babilonesi avevano il dovere di andare al tempio, ecco qui sempre un tempio, il tempio, e sedere fino a quando uno straniero le avrebbe avvicinate, dopo aver messo un ovulo in una certa cassa che poi andava a beneficio dei sacerdoti, eccetera, eccetera. Quindi c'era anche questo stranissimo obbligo sociale di essere disponibili per gli stranieri, soprattutto perché non avevano conoscenze, per cui non avevano disponibilità di fare l'amore, che è una cosa necessaria per il fisico. E quindi da lì vediamo che cosa succede nell'antica Grecia. Nell'antica Grecia ci sono le famose eterie, che sono un po', come sappiamo, delle intellettuali del sesso. Ci sono le ierodule, una cosa che non si ricorda spesso, che sono quelle invece che andavano nei templi, per esempio nel tempio di Afrodite a Corinto c'erano 1200 ierodule
che erano ragazze di nobili origini o comunque ricche, che facevano questo per dare sesso agli stranieri che venivano a commerciare, eccetera, eccetera. E a Corinto appunto c'era il tempio di Afrodite, dove ce ne stavano 1200. Pensate che cosa era questo gigantesco tempio con 1200 ragazze vestite in questo modo, eccetera. Una cosa straordinaria, una roba da impazzire. Ebbene, a parte le Erodule, in Grecia nasce, come tutti sanno, la democrazia. Chi ha inventato questa parola e questo concetto? È stato un grande nobile ateniese di nome Solone. Questo Solone era un democratico e difatti ha inventato le elezioni con i vari sassolini, nero, bianco, eccetera. E questo Solone si rese conto che queste due categorie di ragazze disponibili a fare sesso non era un fatto democratico, non è che tutti i poveracci potevano andare al tempio di Afrodite a Corinto a stare insieme con una di queste erodule, oppure pagarsi queste eterie che costavano un occhio della testa. E ricordatevi che Diogene, il grande Diogene, le inseguiva col cazzo in mano e si masturbava a guardarle, quindi lui era veramente il popolare che non aveva sesso e che quindi si occupava di queste cose. Ebbene, questo Solone, questo grande uomo, a un certo punto si rese conto di questo e quindi andò al mercato delle schiave e ne comprò due dozzine di ragazze, poi comprò anche delle casette e così le mise lì a lavorare gratis a spese dello Stato. Pensate che idea geniale, cioè chi è questo genio di cui oggi non si parla più? Solone, democratico, quella sì che è la democrazia. Basta, almeno passiamo un po', cioè io sono francamente stupito. Mi sento un disagio, mi scuso. Può lasciare la sala per cortesia, lasciare che il pubblico possa seguire, grazie. Sto facendo una lezione Allora, questo Solone infatti è stato appunto l'inventore di questa, queste ragazze le chiamò Porné. Porné, attenzione, è un'origine della pornografia, e quindi che però non è stata un'invenzione greca, è stata un'invenzione molto molto successiva, è stata una parola deriva in un certo senso da questo nome Porné, cioè queste ragazze acquistate da Solone e messe a lavorare in queste casette per il piacere di questi uomini greci che non avevano la disponibilità economica di andare con queste ragazze erodule e eterie. Ebbene, allora passiamo a un'altra strana, oppure non tanto strana, situazione che si verifica verso il 1200 in Francia. Dunque in Francia succede che a un certo punto il re Luigi IX, XI, una roba del genere, ha detto il santo, si occupò di regolamentare la prostituzione e quindi mise le ragazze in certe zone, cioè disse vabbè, non state qui dove ci sono magari le chiese del genere, andate in questa zona oppure a Bordeaux, cioè al bordo d'acqua lungo il fiume. Allora il Bordeaux, che in francese appunto significa bordo d'acqua, divenne poi il bordello. Ecco da dove nasce il bordello, il Bordeaux. Ricordatevelo che è interessante. Per quanto riguarda invece le cose che sono state dette qui circa la legalizzazione, eccetera, eccetera, io sono perfettamente d'accordo, avrei anche delle idee in questo senso, ma non le dico perché mi hanno appena detto che se le dico poi mi mettono in galera e allora vi saluto.